Sindaco, buongiorno, saluti, buongiorno. Bentrovati. Il giorno del Verbice, oggi settembre 2017. Purtroppo oggi non possiamo andare al Verbice. C'è vento e per ragioni di sicurezza rimarremo qua alla Marina della Marina. Ciò non sminuisce. Si celebrerà la messa sulla banchina, dopodiché con la motovedetta della Guardia di Finanza giunta apposta porteremo comunque i sub per alla Madonnina, all'omaggio alla Madonnina che è sotto di 12 metri. 12 metri. Sindaco, questo non sminuisce certamente la manifestazione perché no. Ieri sera si è vissuto un grandissimo e importante momento, evento. Volete raccontare? Dopo 43 anni si è pensato di fare un premio giornalistico intitolato alla Madonnina del Verbice. Che ha riscosso un enorme successo sia di pubblico sia per la qualità dei premiati, nonché della giuria. C'era la capitaneria di porto di Castellammare con il suo comandante che il sabato sera si è spostato da Castellammare qua. Ma perché poi ci sta questa gente, sindaco? Vabbè, c'era questa gente perché sicuramente ormai Massalubrense è diventata un punto di riferimento per turisti e per i nostri concittadini, veramente in modo rilevante. Quindi di questo mi sento di essere orgoglioso di essere il sindaco. Lo possiamo quasi eleggere al momento clou di questo 2017. Sicuramente lo è, anche perché questa è la manifestazione più longeva del nostro comune. La festa del Verbice è ormai diventata un appuntamento che si svolge qua da 43 anni, questo è dire tutto. Insomma, è avvenuto in seguito al record di Maiorca, che è sceso a 97 metri è in aprea variabile, questa immersione certo è stato quello che poi ha fatto scattare la molla al defunto Giuseppe Marandola di porre questa Madonnina a 12 metri e questa Madonnina che fosse la Madonnina che protegge tutti gli uomini di mare. Intanto sindaco siamo in uno dei borghi più belli della costa sorrentina e amalfitana, Santa Maria della Loba, che è qui sulla nostra San Liberatore, la torre antica Saracena. Certo. Sullo sfondo questo golfo meraviglioso che vediamo l'increspatura sia delle onde che le bandiere sventolano tale e tanta da non farci recare. Goderemo dei filmati degli anni precedenti che non mancano e sono abbondanti e intanto eleggiamo questo importante momento clou, quello di ieri sera, questo premio giornalista. Stasera ci sarà il concerto, stasera, il programma purtroppo è ricco. Il concerto sarà probabilmente spostato perché si prevede pioggia. Andiamo in un luogo più riparato, però non salterà sicuramente. Invitiamo il nostro pubblico a partecipare e a concludere questa importante manifestazione. I nostri auguri e i nostri complimenti. I miei ringraziamenti a voi. Grazie.